Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Oggi siamo tornati a fare un bel CMC senza tagli. Infatti oggi andremo a riparare un altro notebook che ci è stato consegnato in questi giorni. Il notebook in questione è questo bellissimo Toshiba Satellite L50, è un portatile abbastanza vecchio, che però ha un piccolo difettuccio, e cioè a quanto pare la batteria non funziona dopo un temporale. Ma andremo a scoprire tutto questo subito dopo la sigla. Allora, siamo pronti a fare una diagnosi del nostro sistema. Stiamo parlando di un computer un po' vecchiotto, un Toshiba Satellite con Intel Core i7, però non proprio di ultimissima generazione, e praticamente la diagnosi del problema è che il PC al di fuori dell'alimentazione elettrica non funziona. A quanto pare la batteria tiene, ma il tempo di arrivare dopo un'ora, due ore, da un'altra parte la batteria è praticamente scarica anche a PC spento. Quindi facciamo un test, effettivamente è spento, attacchiamo l'alimentazione, premiamo, il PC effettivamente si accende. Quindi potrebbe essere veramente la batteria che è partita. Inoltre c'è anche due righe sul display, ma vabbè, questo è un problema proprio del display. Stacchiamo e... what? Ecco, no, si è spenta. Effettivamente il sistema ha la batteria che oramai è arrivata alla fine e di conseguenza dobbiamo cambiarla, e quindi ce l'abbiamo già qua. Andiamo in modalità di riparazione e adesso ci divertiamo un pochettino in vostra compagnia. Prendiamo i nostri utensili e andiamo ad aprire il nostro computer. Quindi ci servirà un cacciavite come questo, perfetto. Intanto andiamo a vedere la modulistica. No, questo è sbagliato, già abbiamo iniziato male. Vediamo se è questo, neanche lui, è perfetto ragazzi. Oggi è una giornata bellissima perché non trovo il cacciavite corretto. Niente, non trovo il cacciavite corretto, ottimo. No, ma raga, ma è bellissima sta cosa. Devo prendere un altro set di cacciaviti. Cioè, com'è possibile che non, su due non riesco ad aprire? Vabbè, prendiamo il secondo set di cacciaviti. Vediamo se questo sono più fortunato io oppure sono proprio sfigato di natura. Andiamo ad inserirlo. Ok, andiamo a prendere un cacciavite un po' così. Vediamo. No? Vediamo questo. Ragazzi, non si apre. Com'è possibile? Due set di cacciaviti, nessuno dei due che li apra. No, non ci posso credere, ragazzi. Non apre neanche col secondo set di cacciaviti. Prendiamo. Allora, facciamo una cosa. Non si dovrebbe fare, ma a sto punto lo faccio. Cioè, prendere un cacciavite non a stella, ma a taglio. Cioè, raga, sono incollate. Ma com'è possibile? Cioè, scusate, eh. Non riesco. Io come lo apro sto computer? Con la tenaglia, qualcosa del genere, perché non è possibile che non riesco ad aprirlo. Cioè, raga, sono talmente cotte le viti che io le giro anche, ma non... Ah no, ok, ora sono riuscito, perfetto. Dopo la quinta vite che... cioè la quinta tipologia di cacciavite. Ok, si sta aprendo effettivamente. Allora, il PC devo dire che è, non dico cotto, però siamo lì secondo me a livello di... no, questa proprio è cotta la vite, non si apre. Vabbè, apriamo tutto intorno sperando che quella lì non faccia da pressione, perché altrimenti siamo nella cacca. Poi proseguiamo, andiamo ad aprirle tutte. Ok, ok, si è suicidato il cacciavite. C'ha ragione. Tra parentesi, questo PC nasce con Windows 8.
a quello che sto leggendo. Ok. Ok. Mamma mia, qua ha preso anche una bella botta, è tutto bello rotto sto PC, è pronto per essere, cioè ragazzi mi si è consumata la vite, vi rendete conto? Per togliere 4 viti mi si è consumata un'intera vite, è incredibile. Questa l'ho tolta, questa l'ho tolta, questa l'ho tolta, questa l'ho tolta. Non riesco. Vabbè, questo intanto lo possiamo togliere. L'unità DVD Write con 1,5 kg di polvere dentro. E... allora, qui di solito vengono messi anche, no, ma in questo caso no. Ok, perfetto. Ah, perfetto, si sgancia in questo modo. E qui abbiamo la nostra. Cosa vedo, cosa vedo, cosa vedo? Attenzione, attenzione, attenzione. Qui io vedo. Ecco perché la batteria non funziona più. Non so se potete notare, ve lo faccio vedere in diretta. La batteria non è esplosa, ma... sì, diciamo che è esplosa. Mamma mia. Non ho mai visto una batteria così mal ridotta. Cioè, ragazzi, guardate com'è mal ridotta. Ecco perché non teneva più. Cioè... mamma mia. Questa batteria sembra che, oltre ad aver perso acido, che poteva finire sulla scheda madre. Mamma mia. Non ho mai visto una batteria così mal ridotta. Scusate, ma sono veramente... si è spaccato un pezzo da non so dove, però va bene. Credo di non aver mai visto una batteria così lacerata. Allora, capiamo un secondo come rimuoverla, perché qua è abbastanza pericolosa la situation. Andiamo a sganciarla. Ok. Mio Dio. Allora, intanto togliamo questa qui. Cacchio. Cioè, adesso appena... ok, ho deciso di staccarsi. Ragazzi, questa non... questa è esplosa. Cioè, questa è... non è cotta di più. Questa ha preso fuoco, sembra. Cioè, è come potete vedere anche qua nell'angolo, si è completamente lacerata. Cioè, proprio completamente, completamente lacerata. Come se, boh, non lo so. Cioè, madonna. Vabbè, questa la mettiamo da parte, non la usiamo più. Torniamo un pochettino indietro con la camera, in modo che così vi faccia... proseguiamo con l'installazione del modulo sostitutivo, che è questo qua in teoria, che mi è stato fornito, quindi non sono neanche stato io a comprarlo, che è da 14,4. Ok, sembrerebbe lei. Cioè, io veramente sono stupito. Sì, ok, e lei? Cioè, sono stupito dalla... vabbè, almeno abbiamo capito che effettivamente il problema era la batteria. Madonna mia. Dopo, ragazzi, vado a buttare via la batteria, perché questa ho paura solo a tenerla in casa. Ok. Andiamo a mettere tutte le varie viti. Ovviamente possiamo anche andare a riagganciare le varie cavistiche in questo modo, andando, girando tutto intorno. Qui attaccando l'alimentation qui. Porca miseria, non entra. Ok, non entra. Non ci posso credere. Ah, ok, no. Forse è entrato.
Ok, ok, perfetto. L'alimentazione è rientrata. Adesso poi dobbiamo stendere bene il cavo in modo che così non vada a toccare parti e fare magari ulteriori corti, anche se c'ha una guaina in teoria isolante. Ok. Ok. Perfetto. A posto. Il nostro sistema è pronto. Ok, possiamo andare a richiudere il nostro computer. Quindi riandiamo a prendere lo sportello e possiamo richiuderlo. Si riparte. Vabbè ragazzi, se la riparazione è già andata a buon fine, siamo già a un buon punto, perché comunque è stata più semplice del previsto come cosa. E già questo va bene. Poi proseguiamo con l'andare a chiudere tutte le varie viti. Ok, scusate se ogni tanto vi metto la capoccia davanti alla telecamera, ma purtroppo ho una lampada che spara, per modo di dire, la luce, quindi non capisco mai dove mancano le viti e dove no. Ok. Uno, due, tre. Possibile che manca sempre una vite in questi computer, vabbè. Niente, manca una vite all'appello, però vabbè, fa niente, non serve tanto. Lo mettiamo giusto al lettore, così almeno non ce lo ritroviamo tipo chissà dove. Ah no, il lettore ha davvero un problema, ok ok, niente, come ho detto, il lettore non può essere agganciato perché mi parte via. Vabbè, vabbè, tanto l'importante è che stia dentro. Perfetto, la batteria è stata installata con successo, quindi adesso in teoria facciamo la prova di carica e scarica. Prova dell'8, vediamo se funziona. Il PC si accende perfettamente. Adesso quello che faremo è scaricare tutta la batteria per poi ricaricarla. Intanto vediamo queste bellissime righe che appaiono e scompaiono al suo piacimento, ma vabbè, è normale come situazione. Però funziona abbastanza bene, abbastanza bene. Però qua c'è un problema proprio non tanto sulla matrice, ma forse più sul flat. Intanto facciamo una prova, attacchiamo il connettore, vediamo se carica. Sì, è partita la luce di ricarica, quindi effettivamente la riparazione è andata a buon fine. Dobbiamo solo attendere che si carichi tutta e poi vedere allo scaricamento se ha lo stesso identico problema. Ma per il resto dalla Computer Museo è tutto, grazie ancora per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!